Quindi, amici miei, possiamo andare avanti con Dead Space. Ho sbloccato un attimino il mouse, ora è un filo più sicuro. Molto figo. Ok. Non me lo ricordavo. F. Ok. Ah, era qua. Uscita da gravità zero. Le zone a gravità zero, onestamente, io non me le ricordavo un minimo niente. Bene, una piastra shock. Bisogna combinarla con la termite per distruggere la barricata. Merda, e arrivano ancora. Si spostano attraverso i condotti. Stai attento, Isaac. Uscita da gravità zero. Entrano dalle, escono dalle pareti, dalle fottute pareti. Accesso a gravità zero, uscita da gravità zero. Bacia. Accesso a gravità zero. Oh. Isaac. Io posso tirare dei colpi a gravità zero. In culo. Ok. Bene. Credo di abbassare un goccino il volume per voi. In realtà perché... ok, che io magari mi prendo infarti o quant'altro. Magari anche in video li eviterei. Uscita da gravità zero. Accesso al vuoto. A te che cazzo t'ho visto? Ok. Andiamo, Isaac. Ok. Ancora? No? Ok. Sì. Ah, devo fare il percorso inverso, molto... molto semplicemente. Ok. Dovasso. È una scena non meravigliosa. Perché loro li patisco così tanto? Curati. Dai, ho sbagliato. Ok, non... guarda, vado via. Non ho fretta, vado via. Quello è ancora tutto chiuso. No. La prima cosa che mi ha fatto morire questo gioco non sono stati i necromorfi, niente di simile, ma dei fottuti insettiti, che Dio santo.
Quindi. No. Non è che io possa aspettare. Non credo di poter gli sparare, o sì. Ah, ma devo tenere premuto, mi sa che devo tenere premuto e non devo semplicemente premere tante volte. Ok, so cosa fare. Lo so, sono pronto. Vaffanculo. Infatti c'è una ricarica di stasi non a caso, immagino. Però io sono stupido, ci sono dovuto morire 8 volte prima di arrivarci. Bella mossa questa, mi sei veramente piaciuto. Ok, ora andiamo lì, ma prima salviamo. No, bugia, c'è un negozio, o me lo sono sognato. Eccolo. Beh, diciamo che questo può tornare utile. Inventario. Ho molte poche energie al plasma io. Ma sai che è l'arma che uso di più, non peraltro. Manca quello per potenziarmi, ma non c'è, quindi mi continuerà a mancare a occhio. Ok, l'ho visto. Questa fosse una zona all'aperto. Oh, un laboratorio. Garantito. Alti? Sotto? Pensavo di più. E infatti, quelli che apparisco? No. Allora, prima di scendere giù, sapevo che diceva qualcosa. Come cazzo ci entro?
Cos'è? Ah, munizioni e impulsi. Va bene. Insomma. Devo scendere giù. C'è altro? Se c'è... Devo andare dove? Pardon. Lì. Interessante. Io ho aperto una porta, prego bene. Ok. Ai Isaac. Allora. Quanti siete? Aia. Oh, io perché sparo agli altri. Ok. Quarantena annullata. Bene. Allora, cosa ho piuttosto del... di come mi pareva inizialmente? Santo cielo, Bisogno. cosa succede laggiù? Credo che sia questo il punto, dottore. È opera di Dio. Non ne sono certo. Dobbiamo ritenere che i problemi della colonia siano in qualche modo dovuti al marchio. Pensi quello che vuole, dottore. Io non sono d'accordo. Il marchio rappresenta la gloria divina, lo sa anche lei. Dio agisce per vie misteriose. Sia come sia, domani lo avremo a bordo e potrà analizzarlo come crede. Di che si preoccupa? Preoccuparmi? Capitano, la gente muore laggiù. Si uccidono fra loro. È forse questa follia, la trasformazione di cui parlano i teologi? Dottore. Terence, ci sono sempre dei rischi quando la posta è alta. E ora è enorme. Finalmente ho convinto Yuri a Fanculo. mostrarmi i filmati Vabbè, della aspetta, colonia. posso E riascoltarli? quello che ho visto è stato meraviglioso, fantastico. Minatori che si stanno Senza trasformando in munizioni, l'ho qualcosa di preso. straordinario. Devo saperne di più. Mentre il credente che dentro di me brama di diventare uno di loro, lo scienziato vuole svelarne i segreti. Devo studiare uno di questi necromorfi, come li definisce clinicamente Kain. Devo assistere di persona all'infezione. Forse quel paziente dalla colonia. Allora, dammi un attimo. Posso riascoltarli, vero? Non è che devo... Sì, posso. Santo cielo, cosa Ce lo succede laggiù? riascoltiamo tutto, è doppiato Credo che sia così questo il bene. punto, dottore. Sto doppiaggio È anche bello opera di famoso. Dio. Non ne sono certo. Non sono Dobbiamo certo. ritenere che i problemi della colonia siano in qualche modo dovuti al marchio. Pensi quello che vuole, dottore. Io non sono d'accordo. Il marchio rappresenta la gloria divina, lo sa anche lei. Dio agisce per vie misteriose. Sia come sia, domani lo avremo a bordo e potrà analizzarlo come crede. Di che si preoccupa? Preoccuparmi? Capitano, la gente muore laggiù. Si uccidono fra loro. È forse questa follia, la trasformazione di cui parlano i teologi? Dottore, Terence, ci sono sempre dei rischi quando la posta è alta. E ora è enorme. Potrebbe cambiare ogni cosa. È questo che mi preoccupa. Ok, non mancava molto. E così, signori, abbiamo conosciuto, abbiamo incontrato in sto gioco. Non mi ricordavo quando sbucasse.
abbiamo incontrato il meraviglioso, tanto quanto spettacolare doppiaggio di Dario Argento in persona. Allora, era terrificante, me lo ricordo. La cazzo doveva andare di qua. Era bruttino. Poi lo stesso anno, tra l'altro, la figlia della voce a Fate in quella perla, veramente la perla di Mirror Sage. Non credo di poterti ritornare più molto utile. Erano, mi ricordo, San Porto. Dei bambini, penso ai BB, anche se questo gioco è mille volte più vecchio di Death Stranding. Però mi dà proprio l'aria di BB, ci posso fare poco. Curati un attimino, ottimo. Madonna, quante cazzo di cure ho usato? Forse fin troppe. Isaac, fagli scherzone. Prima di questa nuova scrivania, che devo, io devo giocare distante dal... Ok, devo giocare distante dalla scrivania. Ok. Magari si utilizzano anche le altre armi che ho preso in meno. Però lo giochi distante perché se no so giù è un problema di un certo rilievo. Non respiro. Quindi devo bilanciarmi. Perché cioè stai giocando col controller alla fine. Ah. Shock per attivarla. Spero di riuscire a resistere qui. Sento qualcosa di grosso che si muove fuori. Ok. Aspetta, se col controller alla fine non ci sono grossi problemi. Ma su tastiera mi rendo conto che è un filo. Più complicato. L'hanno rinforzati, e che cazzo. Comunque, dovevo andare? Ah, qui. Allora, aspetta. Dove sta la mia fonte di salvezza? Ok. Chiedo scusa, era disgustosa. Non... Ok, un attimo, non è in bagno. Quindi sono andato in bagno e ne ho approfittato anche per vedere la Splatoon 1, molto figo. Andiamo avanti. Capitano.
Sono l'ufficiale medico capo Nicole Brennan. Trasmetto a tutta la nave. Ci serve aiuto. Non abbiamo le risorse per fronteggiare un tale numero di casi. Nessuno ci dice cosa sta succedendo. Queste ferite. Non siamo equipaggiati per questo. Oddio. Mettetelo sul tavolo. Tenetelo, infermiera, teniamolo fermo. Oddio. Fine registrazione. Quella era Nicole, vero? Da qui non capisco quando risalga il messaggio, ma sono certo che sia qui. La moglie di Isaac, se non ricordo male. Ma potevi sparare in chiatto. Garantito che sto sparando in chiatto, perché avevo fame, cazzo. Non poteva venirmi fame prima di cominciare a registrare. Puttana. Ecco, tanta. C'è pure mal di stomaco, la vai. Ma è sboccato lui. Non gli basta per sempre di andare giù, eh. A volte gli piace rimanere. Non posso prendere tipo tutti gli oggetti e tirarli, eh. Posso. Ricarica ossigeno. No, sono a posto. Perché dovevi ricaricare? Ah, perché poi me la devo uscire di nuovo nel vuoto. Dai, chissà perché mai dovevo ricaricare il dossier. Furbo anch'io. Ok, ma... Bene, bene. Aspetta. Stavo raccogliendo con F. Via. C'è altro qui? Non sembra. Ah, ma spara. E che cazzo se lo ricordava? Ma ti devi curare assolutamente, Isaac. Ok. Altri? Ok. Chiusura attivata. Assolutamente no. A meno che non devi chiedere la missione, no. Onestamente, aspetta, avevo voluto trovare una caterva di munizioni. Ah, vaffanculo, ne ho due tanto. Immaginavo. Io non ho quasi più... niente, allora... sono costretto. Lo so, ma è colpa mia che non... non ho le munizioni in polsi. Lo schema mi occupa della memoria.
lo schema che mi occupa della memoria fa male. Questa informata non la ricordavo. Allora, utilizziamo un attimino il fucile a impulsi. Credo abbia fatto una buona fine. Ok. Vaffanculo. Ho detto mai. Allora, quest'arma magari non proprio adattissima per questo tipo di nemici. Altro? Crediti. Textlock. Neonati, Alyssa Rose, Kate Dietin, Alyssa, Leoni, Yonance, Jackson Thomas, Lucas, James, Gatlin, K. Joshua, Cody, Kyle, Ianna Fate, Jack William e Agatha Meglio. Ok. Anche questa sarebbe da provare, ma quella per i nemici ben più grandi. E i banalissimi necromorfi, va bene questa. Ti lascio lavorare. Ah no, hai finito. Dakine al capitano Matthews. A seguito della nostra conversazione devo chiederti di ritardare il trasporto del Marker della superficie planetaria per uno o due giorni. Sai che sono molto ansioso di studiarlo in ogni dettaglio, mi rendo conto che tua fetta ha considerato quanto sta avvenendo sulla colonia, ma proprio questo è il motivo della mia richiesta. Là sotto sta accadendo qualcosa di strano, senza alcun precedente, e non possiamo procedere senza un'attenta valutazione della causa e degli effetti. Ho avuto un colloquio con il dottor Mercer, devo incontrarmi con i dottori Sharello e Walland che si trovano sul pianeta per ascoltare le loro opinioni. Ok. Sono diventati 40 minuti di gioco, sì. Scientifico, ufficiale scientifico dottor Kain. I problemi alla colonia mi preoccupano. Sono certo che siano in qualche modo connessi alla scoperta del marchio, ma non so esattamente in che modo. Quasi il 40% dei coloni soggetta una forma di demenza. I sintomi evidenti sono depressione acuta, insonnia e allucinazioni. La frequenza di episodi di violenza e persino omicidi indica anche grave paranoia. Il dottor Mercer vuole che io porti a bordo dei contagiati per esaminarli. Il dottor Welland, lo psichiatra della colonia, ha segnalato che le sue analisi sono state infruttuose. Non so se posso fidarmi del dottor Mercer, ma ho bisogno della sua esperienza. Ci servono soluzioni e ci servono subito. Allora, il problema è che quello che lui dice è anche interessante e tutto. Ma io faccio una fatica immane a prenderlo sul serio. Perché non...
Proprio non ci riesco, più forte di me. Potevo dartigli. Mi ha smembrato. Cazzo.